Aspetta, non ho ancora detto niente. Cosa stai pensando di dirmi? Lasciare Saito da solo vorrebbe dire preoccuparsi. Così tu vuoi che io vada a vedere come stanno le cose a Edo. Non è vero, mio signore? Ehi, guarda, Monk! Niente male come castello per quel subdolo di Tokugawa. Non ce la faccio più. Sei proprio lento come una tartaruga, Monk. Puoi dire quello che vuoi, Sasuke, ma io non farò più un passo, accidenti. Ecco perché ti avevo detto di non venirmi dietro. Sasuke! Ora ricordo, quello è il venditore ambulante che ci ha seguito per tutto il cammino dal Monte Kuro. Oh, grazie. Grazie di tutto cuore per avermi salvata da quei banditi. Va tutto bene? Oh sì, certo. Il mio nome è Midori e sono la figlia di Ryoshai, l'armaiolo del villaggio. Midori? È un bel nome. Questa è la dimora dell'Iga. Bene, senz'altro l'arma segreta è qui. Che diavolo c'è là? Ok, andrò a dare un'occhiata. Oh, maledizione! Un allarme! Grande scuola di Koga! Potenza dell'acqua! A me! Potenza del fulmine! Come osi presentarti a casa con un voto simile? Esci subito di qui! Oh, apri, mamma! Che cosa succede? La mamma ti ha chiuso fuori di casa un'altra volta? Scommetto che sei di nuovo andata male a scuola, eh? Ma perché non ho una sorella intelligente? Non si parla così alle sorelle maggiori, chiaro? Chiedimi subito scusa, avanti, Sam! Aiuto, c'è un gatto nel mio letto! Stammi lontano! Cosa succede? Oh, ma che roba! Fai uscire immediatamente quel gattaccio dalla mia stanza! Non riesco a capire perché tu abbia così tanta paura dei gatti. Ecco, guarda! Via, 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 portalo via! Ma non ti fa niente! La porto via solamente se dici che sono la sorella più bella, gentile e intelligente del mondo! Della colazione! Arrivo! Oh, finalmente era ora! Ehi, Sailor! Oh, no! Sailor, ti prego, fammi un autografo! Io sono un tuo grande ammiratore! Guarda che non sono Sailor, sono Sailor Moon! Oh, ma non importa, anche tu difendi la giustizia! E sono così contento di conoscerti! Su, alzati, vediamo di non sprecarla! Dai, svegliati, Ricky! Dobbiamo andare a caccia di scarafaggi! Nei giorni di scuola non ti vuoi mai svegliare, oggi che si potrebbe dormire! Catturare scarafaggi è molto meglio che andare a scuola! Ce lo dici tu! Allora sbrigati, andiamo! Io sono già pronta, muoviti! Questa qui è per Osvaldo e questa è per Tiziano! Abbiamo capito, piantala adesso! Ma ne ho delle altre! Questa è per Calogero, questa è per Adriano! Perché faccia tutta quella scena? Fatto a superarci tanto facilmente! Perché hanno un'ottima tenuta di strada! Quelle sono macchine pesanti per via delle parti metalliche attaccate all'alettone! E questo aumenta la presa delle gomme sul terreno! Uffa, ci mancava solo la pioggia! Niente paura! La pioggia sarà dalla nostra parte, vedrai! Come mai le loro macchine riescono ad andare così bene con il terreno in queste condizioni? Le vostre macchine sono state costruite con un equilibrio scarso! È per questo che non tengono la strada! Le nostre invece riescono ad adattare il loro equilibrio alle diverse condizioni e non risentono troppo delle piste scivolose! Che cosa vuoi fare, Ricky? Con le gomme piene d'aria le nostre macchine dovrebbero galleggiare, giusto? Monterò sulla Sonic le gomme più grandi, ci legherò un filo e la manderò sull'altra sponda.